Sì, buonasera a tutti. Scusate il piccolo ritardo dovuto ai soliti problemi tecnici che ci sono quando si utilizza questi strumenti. Benvenuti. Ho il piacere di accogliervi nella presentazione di questo volume appena pubblicato da Viella per conto dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Culture antisemite, Italia ed Europa dalle leggi antiebraiche ai razzismi di oggi. È il volume che raccoglie gli atti dell'iniziativa che l'Istituto Parri ha tenuto nell'ottobre del 2018. Per l'80° anniversario delle leggi razziali, iniziativa tenuta a Macerata, non a caso, perché ricorderete che in quei mesi Macerata era stata la città protagonista di alcuni episodi di razzismo molto pesanti, quindi decidemmo di tenere lì questa nostra iniziativa. Prima di presentare il volume, però, mi corre l'obbligo di dare la parola agli illustri ospiti che hanno deciso di essere presenti per portare i loro saluti, cominciando dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che ringrazio per la sua presenza e alla quale do la parola per il saluto. Buonasera a tutti, buonasera al magnifico rettore Adornato, Francesco Adornato e a tutti voi presenti. Io vi do un caro saluto come sindaco di Macerata e come questa città che nel 2018 ho l'80° anniversario. Io ascolterò molto volentieri quello che dite e vi saluto a tutti e un caro saluto. Grazie, grazie al signor sindaco e dopo di lui do la parola al magnifico rettore Francesco Adornato. Grazie professore, mi sia consentito di salutare intanto il sindaco della città, è doveroso, dati in particolare i nostri cordiali e costruttivi rapporti. Vorrei ringraziare innanzitutto i due colleghi, Annalisa Cegni e Filippo Focardi, che hanno curato il volume degli atti, l'editore. Un libro di cui ieri ho parlato in un'intervista a TGR Radio Parlamento, con gratitudine anche per avermi fatto arrivare con sollecitudine il libro che non riuscivo ancora a trovare in libreria e che c'è già in libreria. Un ringraziamento anche ai colleghi che interverranno. Volevo dire rapidissimamente che l'Ateneo sta vivendo questa giornata. Convinto che non si tratti di rispettare una data, ma di ripercorrere attraverso la memoria, la ricostruzione di questo percorso sulle culture antisemite, la legislazione italiana, le ragioni della dignità umana, che sono anche le ragioni fondanti dell'impegno di un Ateneo come il nostro, che è interamente umanistico e che fa dell'umanesimo l'elemento strutturale, costitutivo, il tratto distintivo della sua missione, ovvero sostenere e riaffermare la centralità dell'uomo e della sua dignità. Direi dal libro fondamentale di Pico della Mirandola, della fine del 400, De Hominis Dignitate. E non siamo mai venuti meno a questa missione, che è la dignità, peraltro sostenere e riaffermare la centralità dell'uomo e della sua dignità. Dignità che ha manifestato un nostro docente non aderendo nel 1931. In questo intervento uso la categoria di Michele Sarfatti, che il libro riprende, della progressione persecutoria. Nel 1931, diciamo, la persecuzione che atteneva ai diritti, un nostro docente di qualche anno prima, Fabio Luzzatto, fu uno dei
dei 12 e dei 4 di religione ebraica che si rifiutarono di giurare alla fedeltà al fascismo. E così devo dire, volevo segnalare un altro passaggio, che l'università non ci ha fatto una bella figura da questo punto di vista. Accentuazione di questo percorso persecutorio con le leggi razziali del 38. Sono 400, se non sbaglio, circa i professori ebrei, nel quale, diciamo, vanno compreso 97 docenti di ruolo, gli aiuti, gli assistenti ordinari e quant'altro. E se non ci sarebbe stato, secondo me, questo percorso, la legislazione antiebraica sarebbe stata più difficoltosa, non dico non sarebbe stata possibile, senza la convergenza sinergica, come dice Battini nel libro, nel suo intervento, tra le decisioni politiche del regime e il contributo scientifico di discipline come la biologia, la medicina, l'eugenetica, la demografia. Va ricordato anche, lo segnala Rosetta Loi in un suo lontano libro, La parola ebreo, e viene sorprendente come venga da una scrittrice la sottolineatura che con la legislazione antiebraica, ricordo la scuola di via Panisperna, Rosetta lo segnala, sia stata, come dire, pressoché smantellata e meno male. Questo è significativo che abbiate fatto il convegno un paio di anni fa, appunto a Macerata, per sottolineare l'attenzione della cultura italiana, dell'università, sui temi del razzismo e trovare un filo comune che con i colleghi, anche la faccia rete, come è avvenuto oggi, e chiudo, con l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, l'Istituto Storico di Macerata, il Comune di Macerata e l'Ateneo. Grazie ancora, certamente è un'iniziativa significativa. Volevo dire che Macerata ha appena finito, l'Ateneo, di mandare via Facebook, in radio e in televisione, la radio dell'Ateneo, un reading di letture che è partito da Rosetta Loi, La parola ebreo, è passato per Giacomo De Benedetti, su tutti i testi che noi conosciamo, Primo Levi e il libro delle lettere degli ebrei, Diari e lettere sotto la persecuzione, di Avagliano e Palmieri. In sostanza non è stata, e anche questa iniziativa lo dimostra, una giornata rituale, ma qualcosa che suscita dal profondo un appello alla coscienza civica, specialmente nei processi formativi dei nostri studenti. Grazie di nuovo. Grazie, magnifico rettore. Lo ringraziamo già 2 anni fa per l'ospitalità che l'Università di Macerata dette a questa iniziativa nazionale dell'Istituto Parri. Lo ringrazio oggi per questo saluto non formale, ma che dimostra la piena condivisione dell'Università di Macerata con gli obiettivi storici, culturali, ma anche di impegno civile che la rete degli istituti nazionali persegue. Grazie di nuovo. Do ora la parola al professor Francesco Bartolini, che è il presidente dell'Istituto Storico di Macerata, che aderisce alla rete degli istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea, della quale l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri è il capofila. Prego, Francesco. Grazie mille, mi associo anch'io ai ringraziamenti a nome dell'Istituto Storico di Macerata, ovviamente per questo incontro, per la pubblicazione del libro, e diciamo un ringraziamento che ovviamente contiene anche un compiacimento, nel senso, per il ruolo anche svolto dal nostro istituto, soprattutto grazie all'impegno di Annalisa Cegna e del precedente presidente Paolo Coppari, che hanno fortemente anche partecipato, hanno collaborato all'organizzazione allora del convegno, insieme ovviamente al CEDEC e all'Università di Macerata. Quindi, essendo un docente dell'Università di Macerata, il mio compiacimento è doppio anche per la presenza importante dell'università in quell'iniziativa.
Furono due giornate importanti per la città e per l'università, per il nostro istituto. Arrivavano a pochi mesi, appunto, come è stato ricordato, dall'attentato di Traini, e fu anche un'esperienza significativa del ruolo culturale, civile, politico che gli istituti storici della Resistenza svolgono. Anche un istituto, diciamo, piccolo come il nostro, che comunque è ben radicato nel territorio e che riesce a mantenersi attivo e anche capace di modificare anche le proprie attività in relazione ai bisogni e alle necessità che arrivano dalla comunità in cui viviamo. E speriamo davvero di poter anche in futuro organizzare iniziative altrettanto importanti, e su questo contiamo fiduciosi che anche le istituzioni, a partire dal Comune, dalla Regione e dall'Università, continueranno a sostenerci nel nostro programma di attività. Grazie mille. Grazie Presidente. E infine do la parola per un breve saluto a Cecilia Palombelli, che è la direttrice della casa editrice Viella, la quale pubblica il volume, ricordo, il numero 2 della nuova collana dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. E quindi con molto piacere chiedo a Cecilia Palombelli di portarci anche il suo saluto. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta su Facebook, e volevo veramente ringraziare il professor Pezzino, i curatori e gli autori di questo volume, per avermi dato la possibilità come casa editrice di arrivare al giorno della memoria e di partecipare attivamente con un libro così importante. Questo libro, che comunque mostro, perché anche per chi ci vede, come dire, ha anche una bella grafica ed è un bel titolo, Cultura antisemita, Italia ed Europa dalle leggi antiebraiche ai razzismi di oggi. E mi fa piacere arrivare a siamo giunti in tempo, anche con il libro precedente, scritto sempre dal professor Focardi, che ha curato assieme a Annalisa questo, che è Nel cantiere della memoria. Ed entrambi, diciamo, questa collana si è inaugurata da poco e in 3 mesi abbiamo prodotto questi 2 libri che penso che siano veramente importanti, e di cui sono onorata di avere in catalogo, per un discorso storico ma soprattutto per un discorso culturale e politico, di intervento in questo momento, in questo nostro paese. Per cui io ringrazio anche i professori che presenteranno il libro e tutti gli autori, soprattutto, che hanno contribuito con i loro saggi. Grazie. Grazie, grazie Cecilia. E ora, dopo i saluti, passiamo alla presentazione del libro. Abbiamo 3 interventi, direi di chiedere a chi lo presenterà di tenersi nell'ambito dei 15 minuti circa, e poi daremo la parola ai 2 curatori, e se ci sono degli autori collegati, sicuramente c'è Michele Sarfatti e ci dovrebbe essere anche Antonella Salomoni, se vorranno poi aggiungere qualcosa daremo la parola anche a loro. Quindi cominciamo gli interventi con quello di Enrica Asquer dell'Università degli Studi di Genova. Prego. Grazie, grazie al professor Pezzino e grazie, insomma, dell'invito, che ho accolto con molto piacere. Allora, il volume che presentiamo oggi, diciamo, si presta a molteplici letture. Ovviamente io, diciamo, mi sembra di intravedere 3 nuclei tematici che corrispondono anche a 3 ordini di problemi, diciamo, 3 questioni storiografiche importanti. La prima è, mi pare sia legata al tema
tema della continuità e della discontinuità, che è un tema, diciamo, caro agli storici e alle storiche in generale, ma lo è ancora di più, diciamo, nell'ambito della discussione sulle leggi anti-ebraiche e sulla Shoah. Continuità e discontinuità tra due poli. Il primo ovviamente è l'Ottocento della nazione e della razza, l'Ottocento dei processi di state building, dove comunque la dimensione biopolitica rientra, e l'Ottocento anche di quei saperi esperti, come ormai un'ampia storiografia ci dice, saperi esperti che hanno costruito delle tassonomie sociali utilizzando a pieno titolo una visione biologista delle differenze. Quindi da un lato questa polarità, questo Ottocento, dall'altro evidentemente quella Novecento, quegli anni 30 del Novecento in cui razzismo, antisemitismo, xenofobia, con declinazioni naturalmente diverse a seconda dei contesti nazionali, diventano progetto politico e vengono assunti a pieno titolo dallo Stato, dagli Stati nazione. Su questo aspetto della continuità e delle discontinuità tra storia lunga, diciamo così, e fase antisemita acuta, diremmo, degli anni 30 e 40, si soffermano diversi saggi, quasi tutti i contributi del volume, dal contributo di Michele Battini, che diciamo menziona l'intreccio, ma anche la necessaria, diciamo, distinzione tra la storia lunga dell'emancipazione giuridica degli ebrei d'Europa e questi anni 30, appunto, del Novecento, il testo di Antonella Salomoni, che analizza, fa un quadro, diciamo, di semantica giuridica sulle legislazioni antiebraiche di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, satelliti o alleati nella Seconda Guerra Mondiale della Germania nazista, ma in qualche modo un riferimento alla storia lunga della razza c'è anche nel contributo di Michele Sarfatti, che ricostruisce con la sua solita, consueta puntualità le tappe che portano il fascismo a costruire quello che lui definisce uno stato nazional-razziale. Il secondo nucleo è, su questo ovviamente tornerò, il secondo nucleo è quello della genesi autoctona della scelta antisemita del fascismo. Anche questo un tema molto dibattuto nella storiografia italiana, a partire dalle polemiche su De Felice in poi, tema su cui ormai anche i nuovi giacimenti archivistici ci danno la conferma che la scelta antisemita italiana fu una scelta autoctona, appunto motivata innanzitutto da ragioni di politica interna. Ormai non c'è più dubbio su questo punto, ma questo non vuol dire che non sia possibile inserire, come il volume in qualche modo propone di fare, di inserire il caso italiano dentro un quadro europeo e in un'ottica anche transnazionale, che è molto efficace perché fa vedere la circolazione comunque di idee, di stereotipi, di linguaggi che costruiscono poi anche la propaganda. E poi c'è questo quadro anche dello sguardo reciproco tra diplomazie, che è al centro anche della riflessione di Francesca Cavarocchi, che ci presenta tutto un quadro storiografico nuovo, direi molto interessante e importante. E l'ultimo tema è quello del confronto con il presente, no? L'occasione del convegno, l'abbiamo ricordato, era stata appunto quella dei fatti di Macerata, ma non solo. Il clima, insomma, è quello di razzismi, antisemitismi che ritornano, che fanno parte del nostro presente e non solo del nostro passato. E qui c'è da un lato il contributo che illustra le attività molteplici del Parri su questo tema, e dall'altra parte un contributo critico. Interessante la tensione tra questi due ultimi contributi, quello di Fabio Dei, che è un antropologo.
Io vorrei partire proprio da quest'ultimo nucleo, essendo ovviamente la giornata della memoria, in qualche modo la cosa si chiama, insomma è chiamata. Dei fa un ragionamento interessante, diciamo chiama, ci invita innanzitutto i colleghi antropologi, ma l'invito può essere esteso anche a noi, ad una salutare riflessività, no? Salutare sempre, ragionare su cosa abbiamo fatto e diciamo in che direzione andiamo. È chiaro che l'antropologia come scienza, no, dell'identità, delle identità culturali, delle alterità è particolarmente sollecitata dal dibattito sui razzismi contemporanei, però mi sembra che insomma ci siano degli elementi di interesse anche per noi. L'antropologia, soprattutto l'antropologia pubblica cosiddetta, sta riflettendo sulle dinamiche dei razzismi contemporanei, neorazzismi cosiddetti, e però anche sui limiti e sui rischi dell'antirazzismo, delle posture antirazziste, dentro le quali ci siamo anche noi, quindi è importante guardarsi dentro da questo punto di vista anche in un'ottica autocritica, no? Senza che sia ovviamente demolitoria minimamente. È interessante, mi sembra interessante quello che alcuni antropologi come Dei, ma anche altri, Bakis, eccetera, notano, e cioè questo doppio movimento, da un lato di diciamo naturalizzazione, bestializzazione direi così, del razzismo e dei razzisti, è una postura anche di noi intellettuali certe volte, non solo degli antropologi, e dall'altro di culturalizzazione dell'antirazzismo. Cioè da un lato si tende, anche l'analisi dei linguaggi mobilitati dai social media ce lo dice, si tende a stigmatizzare la postura razzista come una postura ignorante in qualche modo, incivile, infantile, prepolitica in qualche modo, e viceversa evidentemente la postura antirazzista come una postura di civiltà, di adultità in qualche modo, come una posizione politica, morale, degna di un paese civile. Tante volte questa parola civiltà, razionalità, virtù morale vengono evocate. Allora, noi sappiamo, diciamo abbastanza intuitivamente, ma ci sono delle ricerche anche, e del resto la situazione che abbiamo di fronte forse ce lo conferma, che questo tipo di polarizzazione non funziona, oltre ad avere dei problemi, diciamo, da un punto di vista scientifico, ma anche politicamente mi sembra, diciamo, inefficace. E quindi in qualche modo ci interroga. La cosa che ci interroga di più è il ruolo della conoscenza, perché in entrambe le due posture mi sembra, sia nel vedere i razzisti come degli incivili o gente del Medioevo, spesso peraltro noi storici è interessante perché viene sempre evocato questo Medioevo come secolo, come tempo delle razionalità. Ecco, da un lato quindi il razzismo è assenza di conoscenza, dall'altro l'antirazzismo è conoscenza, e quindi l'antidoto che viene individuato è il sapere e della conoscenza, non solo la memoria ma proprio la conoscenza. E allora qui come storici siamo chiaramente estremamente sollecitati. I due curatori, Annalisa Cegna e Filippo Focardi, del volume, nell'introduzione, analizzando questo trentennio, diciamo, che ci separa dal convegno dell'88, che ha in qualche modo aperto la stagione, una fertile stagione di studi sulle leggi anti-ebraiche, la Shoah in Italia, sino ad oggi, dicono gli storici, tutto sommato, gli studiosi, cito, hanno fatto e continuano a fare il loro dovere, diverso però è l'ambito del discorso pubblico, no? E qua abbiamo assistito, appunto, non si è assistito ad una matura assunzione di responsabilità, no? Per i crimini antisemiti da parte dello Stato italiano, crimini di cui anche gli italiani si sono macchiati, ed è tornato in auge, spesso ritorna il mito del bravo italiano, di cui Filippo Focardi è uno degli studiosi più importanti.
Io credo che rischiamo anche in qualche modo nel fare questa polarizzazione e nel pensarci come studiosi, come studiose, come storici, come storiche, di aver fatto tutto bene. Abbiamo lavorato tantissimo, avete, soprattutto io arrivo a questi temi da poco tempo, quindi diciamo, lo dico con grande umiltà, però diciamo in una sede come questa forse è proprio l'occasione sempre per appunto no, ragionare su di noi e quindi anche sulla ricerca. E quindi non mi chiederei solo quale memoria, no? Questo dibattito sulla memoria, sulla giornata della memoria, anche con diversi interventi che ne sottolineano le criticità quando il ricordo diventa ritualizzato, ma non mi chiederei solo quale memoria, mi chiederei in qualche modo anche quale storia e quale ricerca storica. Da questo punto di vista, ecco, a me sembra che, già citavo il riferimento di Cavarocchi alle nuove ricerche, eccetera, mi sembra che da questo punto di vista anche il saggio di Michele Sarfatti e la ricerca che Sarfatti continua a fare, che da ultimo sta cercando di fare, tentando di lavorare su questo intreccio tra cittadinanza, tra storia della cittadinanza e storia dell'antisemitismo, ecco, mi sembra estremamente importante, in tune, diciamo, in armonia con una dinamica internazionale, dove appunto, come sapete, la cittadinanza è al centro di un grande cantiere, da un lato i citizenship studies cosiddetti, gli studi transdisciplinari sulla cittadinanza, i border studies, quindi tutti quegli studi che si occupano delle terre di confine, che sono terre che appunto hanno una storia travagliata non solo dal punto di vista dell'antisemitismo, ma anche delle questioni della cittadinanza, della concessione di cittadinanza, della revoca di cittadinanza. E quindi questa triade razza, nazione, Stato che Michele mette al centro del suo contributo mi sembra davvero importante e peraltro pone anche delle nuove cronologie in qualche modo, nel senso che per esempio, e questo emerge anche nel saggio di Battini, questa grande guerra e questo post prima guerra mondiale diventano veramente una cesura importante. Tutto questo senza naturalmente negare, come tutti gli autori del volume fanno, la necessità di ribadire la discontinuità radicale che esiste comunque tra questa lunga storia appunto e il momento in cui, come dice molto fortemente anche Salomoni, tutto questo diventa il progetto biopolitico reale di uno stato criminale. Ecco. Però mi sembra che sia arrivato il momento anche, diciamo, di nella storiografia francese, per esempio, questo sta avvenendo. Mi viene in mente appunto il numero della rivista 20e siècle curata da Claire Zalk nel 2018 proprio sulla Shoah, la Shoah face à ses sources, quindi la Shoah dinanzi alle sue fonti, dove proprio diciamo si lancia, diciamo così, il lavoro, il cantiere di una nuova generazione di studiosi e studiose. Tra i vari elementi si propone la prospettiva transnazionale, quella microstorica come possibilità appunto di innovazione, quindi un nuovo modo di leggere le fonti, oltre che di trovare nuovi giacimenti di fonti che ovviamente ci sono numerosi soprattutto dopo l'89. Ecco, però c'è anche questo tema della lunga storia della cittadinanza. Proprio Valeria Galimi nel suo contributo cita Claire Zalk non a caso come una delle studiose più innovative su questi temi. Claire ha scritto questo volume che è uscito in Francia nel 2006 intitolato Denaturalisé, quindi denaturalizzati, ed è proprio la storia delle politiche di Vichy di revoca della cittadinanza, dentro cui ci sta anche l'esperienza degli ebrei, anche l'antisemitismo, però non è solo quello, è una vicenda appunto più ampia e più lunga. Tutto questo lo dico quindi chiudo perché credo che, diciamo, passatemi il termine, possiamo affrontare ormai la questione della continuità e della discontinuità un po' più laicamente.
Certo, è sempre importante ribadire la discontinuità degli anni 30 perché abbiamo ancora bisogno di, come fa anche Simon nei suoi lavori, Levi Sulam, di responsabilità dello Stato fascista. Questa cosa deve ancora passare nel dibattito pubblico e quindi è ancora importante non annacquare, diciamo, no, nel lungo periodo quella svolta. Questo lo capisco, però diciamo mi sembra in un momento in cui appunto si gioca un dibattito importante e mal fatto sullo ius soli in Italia, la ricerca chiaramente legata all'autobiografia della nazione. Allora ormai anche in sede di ricerca stiamo parlando dell'Italia non solo più come terra di emigrazione, ma sempre più anche come terra di immigrazione. Abbiamo tutto un problema archivistico con la storia delle naturalizzazioni e delle denaturalizzazioni, perché anche a livello archivistico non è facile fare questa storia. Mi sembra però che se ci interroghiamo su quale storia e su quale è la storia di cui questo paese ha bisogno, fuori da ogni ritualità, io credo che sia arrivato il momento di lavorare su questi aspetti. E sono molto d'accordo con Michele Battini che dice la storia dell'emancipazione ebraica si c'entra, però in fondo è lo Stato fascista che diventa imprenditore politico in qualche modo di questa dinamica, e non ce lo dobbiamo dimenticare, è vero, sono molto d'accordo, però secondo me non dobbiamo neanche dimenticare che la cittadinanza non è un dispositivo neutro, non lo è mai stato, non diventa un dispositivo politicizzato dagli anni 30, la cittadinanza dalla dichiarazione dell'89 della Rivoluzione Francese come la dichiarazione dell'ONU sono delle dichiarazioni normative dove si cerca di porre l'universalismo come obiettivo, come esigenza giuridica, morale, fondamentale, ma la cittadinanza è una partita, è una risorsa, è un conflitto e questo lo è sempre stato. Io credo che questo non vada dimenticato molto laicamente e insomma mi sembra che sollecitata dall'esempio francese anche in Italia si possa aprire questo cantiere, dentro cui c'è anche la storia degli ebrei, ma non solo la storia della minoranza, ma tutte le domande che una minoranza pone alla storia della maggioranza, altrimenti insomma non ne usciamo, ecco, mi sembra che si può andare avanti e in questo volume ci sono tutti questi spunti, direi. Mi taccio per il momento, grazie. Paolo, non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Pronto? Perfetto. Grazie, dicevo, per questa presentazione che ha colto alcune delle caratteristiche del convegno, il rapporto tra continuità e discontinuità, l'allargamento a uno sguardo europeo, l'attenzione al presente. Grazie anche per aver ricordato che oggi è la giornata della memoria e che la ricerca, ma anche la didattica sulla Shoah pone problemi particolari. A questi noi abbiamo dedicato una summer school nell'estate del 2019 ad Assisi. Prima di dare la parola a Simon Levi Sulam, forse dovrei dire che il volume raccoglie, purtroppo non tutti gli interventi al convegno perché alcuni non ce l'hanno potuto dare, ma gli autori che trovate nel volume sono Michele Battini, Valeria Galini, Antonella Salomoni, Francesca Cavarocchi che tra l'altro è presente, Michele Sarfatti, Elisabetta Ruffini e Fabio Dei. Ecco, detto questo do la parola a Simon Levi Sulam dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie, ringrazio gli organizzatori per questo invito, INSVLI, l'Istituto di Macerata, l'Università di Macerata, la città di Macerata, e mi fa naturalmente piacere discutere con colleghi e amici di un volume interessante, di temi di comune interesse, impegno scientifico e anche impegno civile in una giornata come questa e auspicabilmente non solo in questa ricorrenza annuale.
Mi pare che il volume sia in effetti un duplice intervento sia di tipo storiografico, scientifico che di public history, come oggi si dice, cioè un tentativo di chiedersi in modo più esplicito che cosa la storia dica al presente e come l'esperienza storica specifica del razzismo e dell'antisemitismo in Europa fino al baratro della Shoah interroghi le coscienze delle nostre società oggi. E forse evidentemente non è un caso, come è stato detto sia nell'introduzione di questo incontro, che come dicono i curatori del volume si sia scelta Macerata come sede per questo tipo di riflessione, anche se non credo che l'episodio che il triste episodio che ispirò questa iniziativa debba essere o possa essere circoscritto nelle nostre preoccupazioni civili circa il riemergere e i rigurgiti o le persistenze di forme di razzismo e intolleranza che tra l'altro personalmente ritengo molto più inquietanti e urgenti nell'Italia di oggi rispetto a il fenomeno in particolare dell'antisemitismo che mi pare attualmente preciso in Italia piuttosto residuale. Anche se, come già accennava Rita Square, in realtà insomma, questo volume ci propone una genealogia lunga di questi temi che arriva all'oggi e si apre non a caso con un saggio di Michele Battini che riflette sul tema del respingimento dei migranti, i dispositivi ideologici e culturali che presiedono a quel tipo di politica e a quel tipo di azioni, a quelle politiche, diciamo, anche se personalmente riterrei, mi pare lo evocasse anche Enrica nell'intervento precedente, che uno dei punti di arrivo di ancora aperti di questa partita, oltre al razzismo e all'intolleranza striscianti anche nelle nostre società di oggi, sia ad esempio per l'Italia sul piano politico e legislativo, visto che peraltro di legislazioni questo volume si occupa, quelle razziste e antisemite dell'Europa degli anni 30 e 40, la nostra riflessione dovrebbe probabilmente spingersi oggi fino al tema ancora scottante e alla partita ancora aperta dello ius soli, del diritto di cittadinanza per i cittadini, per tutti coloro che sono nati o cresciuti in Italia. Una partita sulla quale che è ancora aperta e che ha visto un notevole fallimento da parte di tutte le forze politiche e penso in particolare finora almeno, e penso in particolare naturalmente a quelle che dovrebbero essere invece più sensibili rispetto ad atteggiamenti di tolleranza, apertura e inclusione. Dico questo non per politicizzare il nostro incontro, ma perché probabilmente dietro le difficoltà ad approvare una legge e a insomma intervenire oggi sul problema del diritto della cittadinanza, come diceva anche Enrica, ci sta proprio una genealogia lunga attorno al concetto di cittadinanza, alle sue declinazioni culturali e politiche in Europa fin dalla Rivoluzione francese, come giustamente si diceva nell'intervento precedente, e come penso che in particolare la categoria di biopolitica evocata da Antonella Salomoni nel suo saggio sia utile, perché se ci rifacciamo non al troppo citato, a mio avviso, Giorgio Agamben, che in qualche modo l'ha banalizzata, se posso dire, ma alla lezione di Michel Foucault e al suo corso sulla biopolitica al Collège de France alla fine degli anni 70, dobbiamo ricordarci che nell'arte di Foucault il sorgere di questo intreccio tra potere e sfera della vita viene collocato nel Settecento si dispiega già nel corso, come ci ricordava anche Rica, per altri versi, della
dell'Ottocento, della costruzione dei processi nation building e di cittadinanza nella fase post-rivoluzionaria in tutta Europa, e ci ha poi accompagnato e ci accompagna, come dicevo, fino ad oggi, essendo passato ovviamente attraverso delle fasi particolarmente violente e mortifere e sanguinose e sanguinarie, ma in un certo senso appartenendo a una sfera politica, culturale, ideologica che appartiene ad un'unica storia, una storia che ha appunto chiaramente diverse fasi, ma vale la pena ricordare che in quel straordinario saggio di Hannah Arendt, scritto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, Le origini del totalitarismo, l'Arendt per prima poneva questo tema della, se non della cittadinanza, dell'intreccio tra razzismo, colonialismo e nascita e dispiegarsi dei fascismi fino al totalitarismo nazista. E come quindi l'intreccio tra razzismo, antisemitismo, razzismo anche coloniale e quindi temi della cittadinanza andassero tenuti assieme, e allo stesso tempo ci ricordasse come negli anni 30 il termine razza e il discorso sulla razza in chiave politica fosse diventato un discorso banale, il termine caro alla studiosa che lo avrebbe poi riutilizzato in altro contesto nella sua famosa analisi del processo Eichmann. Quindi dimensione europea che i saggi di questo volume ben mettono in luce, Vichy e la sua più antica genesi nel saggio di Valeria Galimi, il tema è affrontato in una prospettiva comparata da Antonella Salomoni rispetto alle legislazioni soprattutto est europee, ma devo dire che ho visto emergere anche la dimensione coloniale, forse più del solito, conoscendo abbastanza i suoi scritti, anche nell'intervento di Michele Sarfatti sulla genesi della politica antiebraica, della svolta del 38 e fino alle propaggini della Repubblica Sociale, perché peraltro questo rapporto con le politiche coloniali del fascismo non è univocamente accettato anche dagli studiosi più aggiornati delle politiche antiebraiche. Ad esempio, mi pare che l'intervento di Cavarocchi sottolinei come l'analisi di Matar Bonucci mette in secondo piano questo tema del colonialismo, e anzi tenderebbe ad escludere un rapporto tra il razzismo coloniale e l'antisemitismo fascista. D'altra parte mi pare che questi saggi, e segnalo anche il grande interesse a mio avviso del saggio di Francesca Cavarocchi, che ci consente di mettere a fuoco il problema spinoso e ancora tutto sommato poco esplorato, o perlomeno su cui non abbiamo delle risposte definitive e piena chiarezza dei rapporti italo-tedeschi rispetto alla svolta del 38. Questi saggi dimostrano, incluso quello di Michele Sarfatti, come sia ancora necessario, venendo al tema specifico delle politiche antiebraiche del fascismo, un'analisi di tipo funzionalista che analizza le diverse istanze, i diversi livelli, i diversi soggetti, i diversi contesti coinvolti nella genesi della politica antiebraica. Il rapporto con la Germania richiede di essere esplorato, ma abbiamo tutta una serie di studi nel frattempo disponibili in diverse lingue, anche da parte di studiosi tedeschi. Credo che un tema da affrontare, su cui la storiografia è ancora carente oggi, sia il ruolo di altri soggetti oltre a Mussolini, cioè si debba estendere l'analisi approfondita del ruolo anche ideativo, propositivo e di azione politica di figure del regime come Bottai, una figura troppo trascurata in questo contesto finora, manca
nell'indice dei nomi di questo libro, ma questo è solo un esempio, insomma, presentato troppo spesso come fascista critico, come sappiamo in realtà Bottai fu uno dei più feroci esecutori della politica antiebraica e anche probabilmente contribuì alla sua ideazione, soprattutto per l'ambito che più lo compoteva, che era quello della cultura e universitario, essendo all'epoca egli ministro dell'educazione nazionale. Quindi molto abbiamo, è stato fatto, credo che ci sia ancora parecchio da fare, ci siano appunto degli interrogativi aperti, degli studi da condurre, ma che questo volume ci consenta e apra anche delle strade nuove, tra cui la dimensione comparativa europea ormai necessaria, tra cui il tema delle genealogie lunghe, e consentitemi di tornare in conclusione sul tema, diciamo, del funzionalismo, dell'interpretazione funzionalista, che riguarda appunto la partecipazione di diverse istanze e soggetti. Ho citato Bottai, ma credo che richiederebbe un impegno da parte nostra un'analisi dell'azione dal basso, cioè non solo top down ma anche bottom up, dell'applicazione delle leggi con un margine di diciamo autonomia e anche di innovazione burocratica a livello di prefetture, a livello di questure, a livello di tutti quei funzionari che si trovarono nell'Italia della fine degli anni 30 e dei primi anni 40 a prendere delle decisioni sul tema della razza e della persecuzione antiebraica, dai presidi delle scuole ai rettori delle università, ai prefetti e ai questori. E credo che per certi versi ci vengano da questo punto di vista degli insegnamenti della storiografia sul nazismo. Lavorare verso il duce significava anche fare delle proposte, per mutuare l'espressione usata da Kershaw rispetto a Working Towards the Führer, innovare, proporre in questo atroce campo della burocrazia razzista. E questo purtroppo probabilmente valse anche nella tragica stagione della Repubblica Sociale, in cui forse i margini di autonomia della politica e dell'amministrazione italiana erano ulteriormente ridotti, ma a quel punto erano in gioco la vita di migliaia di italiani e purtroppo altri italiani non si fecero alcuno scrupolo nell'innovare e nel portare a termine e portare alle più tragiche conseguenze la vicenda della biopolitica in Europa, così come stava avvenendo chiaramente in molti altri paesi europei nel cuore nero della Seconda Guerra Mondiale. Vi ringrazio. Grazie a Simon Levi-Sullam e do subito la parola alla terza presentatrice, Natascia Mattucci dell'Università di Macerata. Sì. Grazie, un saluto a tutte e a tutti, un ringraziamento particolare all'Istituto Storico di Macerata sia per l'organizzazione del convegno di 2 anni fa che avevo avuto modo in parte di seguire e per avermi coinvolta anche in questa iniziativa, nella presentazione di questo volume così ricco che è già stato, credo, presentato in maniera sicuramente molto puntuale dai colleghi. Io cercherò di offrire qualche contributo ulteriore al dibattito di oggi a partire da una prospettiva che forse è sicuramente meno storica, più di carattere teorico-filosofico, a partire dalla ricchezza degli spunti che ho trovato leggendo i contributi contenuti nel volume e anche nella bella introduzione di Filippo Focardi e di Annalisa Cegna. Alcune dei
punti delle coordinate di questo volume sono già stati individuati dai colleghi che mi hanno preceduto. Sicuramente salta agli occhi dallo stesso sottotitolo del volume come il rapporto tra il passato e il presente sia una delle linee di fondo che attraversa molti dei saggi che compongono questo volume. Una delle questioni sicuramente di maggior rilievo riguarda il nesso tra la persecuzione dei diritti a danno degli ebrei e la persecuzione delle vite. Si è citata più volte, la si cita nel volume, l'hanno citata anche i colleghi che mi hanno preceduto, Hannah Arendt, la quale nel noto capitolo delle origini del totalitarismo dedicato a il rapporto tra Stato, Nazione e diritti umani e mette in luce questa connessione, come il tema della protezione giuridica dei singoli, la cittadinanza, i diritti umani che sono sotto accusa da parte di Arendt, quanto scrive il volume, sia il punto di partenza per guardare a quella che poi è stata la persecuzione delle vite. Il lavoro di analisi e di scavo che viene fatto in questo volume dagli storici tiene conto anche del rilievo che questo lavoro ha nel discorso pubblico, come è già stato detto. Ebbene, questo punto di partenza che è sottolineato con grande precisione nell'introduzione mi ha portato a riprendere un volume, un testo sicuramente noto a molti di Todorov che si interroga in molti dei suoi testi sul secolo scorso, sul secolo tragico. In uno di questi, dedicato alla memoria del male, la tentazione del bene, interrogandosi sul rapporto tra passato e presente, individua alcuni stadi per far rivivere il passato nel presente e sinteticamente indica come vi sia un percorso che va dalla sistemazione dei fatti che riguarda ovviamente gli storici come pure la costruzione del senso. È un tema che credo oggi nella giornata della memoria possa essere di particolare interesse, ovvero la messa a servizio. E cioè Todorov, nell'interrogarsi sul modo in cui il passato rivive nel presente, indica nella messa a servizio l'impiego in vista di obiettivi attuali. Dopo essere stato riconosciuto e interpretato, ovviamente non una volta per tutte, perché lo abbiamo visto anche in questa mezz'ora che abbiamo passato insieme, come il passato si arricchisca di elementi e di nuove prospettive grazie al lavoro di scavo, di analisi che viene fatta dalla storiografia. Ebbene, il passato può essere comunque utilizzato attraverso il discorso, la memoria che evolve nello spazio pubblico. Questa evoluzione indica l'immagine che una società vuole dare di se stessa, quindi ha sempre a che vedere anche con un discorso che attiene all'identità politica rispetto al tipo di percorso che si segue. E da questa prospettiva Todorov lo dice proprio a proposito del passato tragico, precisa come gli avvenimenti, pur essendo specifici e unici, non possono essere blindati, ma occorre, è necessario intessere relazioni, legami con altri avvenimenti, passati o futuri, proprio perché la memoria, più che un imperativo, è un esercizio, un lavoro che chiama a una pratica. E da questo punto di vista la difficile navigazione tra l'unicità, pensiamo alla Shoah, la irrappresentabilità per molto tempo e il rischio, veniva detto anche poco fa, no? È un dibattito questo molto consistente negli ultimi tempi, il rischio della mera ritualità, della monumentalizzazione di una retorica che rischia di non essere molto fruttuosa, soprattutto per le generazioni più giovani, è un tema che è centrale negli scritti di Todorov.
Ho usato questa cornice nella lettura di questo testo perché credo che sia possa essere interessante come punto di riferimento per leggere alcuni dei contributi che sono raccolti in questo volume. Da subito quello che emerge è la sottolineatura in molti dei contributi a partire dal richiamo al convegno organizzato nel 1898 del 1988 che ha fatto da spartiacque rispetto a una certa lettura e interpretazione del fascismo, di come fosse necessario tenere conto, lavorare sulla specificità italiana, senza con questo rinunciare alle connessioni con l'Europa, come viene fatto in questo volume, ma guardare a questo trentennio come a un cambio di prospettiva, un cambio di punto di vista. Questo cambio di prospettiva è importante proprio alla luce del rapporto tra passato e presente, delle connessioni. Ecco, connessione è una, credo, una parola che possa essere utile per tenere insieme i saggi nelle loro differenze. Quel convegno inaugura, si dice nell'introduzione, una stagione che se da una parte ha visto molti studiosi approfondire le radici, il passato, mettendo al centro le responsabilità del fascismo e la cultura antisemita italiana, dice, come già stato aggiunge, come già stato richiamato, che questo lavoro che è stato fatto attento e nella bibliografia trovate molti dei riferimenti bibliografici ricchi a questo lavoro attento che è stato fatto, che certamente non è esaurito e che, come è stato detto, apre anche a nuove ipotesi. Dall'altra parte non è accaduto lo stesso, si dice nell'introduzione, per quel che riguarda il discorso pubblico. Questa insufficienza, questa mancanza, sulla quale poi invito anche i curatori a fare ulteriori riflessioni se vorranno, è evidente nella xenofobia, nel razzismo contemporaneo, che si fa più acuto dinanzi a il farsi più consistente della fenomenologia migratoria in Italia, in alcuni casi accompagnata da una ostentazione di simbolica fascista, dal pericolo della sostituzione etnica, un'espressione che ricorre spesso negli ultimi tempi, come pure il primato. Questa connessione è evidente nel primo saggio, nel saggio di Battini, che è stato più volte richiamato, che ricorda come oggi la negazione del suolo per quel che riguarda i migranti, i profughi, fa ritornare alla mente il periodo a cavallo tra le due guerre mondiali, e proprio quel periodo, ad esempio, al centro di quel saggio, di quel capitolo di Arendt, che dedica delle pagine ancora oggi preziose proprio su quel che accade tra le due guerre mondiali, parlando di apolidi, di profughi e di cittadinanza, come già stato detto. La cittadinanza è uno dei fili conduttori di questo, di quel capitolo. E nel saggio di Battini si insiste molto su questo passaggio, su come i diritti degli apolidi allora naufragarono a fronte dei nazionalismi, e oggi come ieri si continuano a negare i diritti dell'essere umano, i diritti umani, mostrando la fragilità anche di quei preziosi documenti, la Dichiarazione dei diritti umani, la Carta europea dei diritti dell'uomo, che sono il frutto proprio di quella stagione tragica, di quegli anni bui, di quei tempi bui, come li chiama Arendt, quei tempi bui che hanno poi portato alla ritessitura degli stati di diritto, che erano stati lacerati dai totalitarismi. Ebbene, le connessioni in quel primo contributo tornano a più riprese e sono funzionali anche a un'interpretazione organica del fenomeno. Connessioni, ad esempio, tra la crisi economica
la crisi delle democrazie, la persecuzione degli ebrei, la crisi dell'ordinamento costituzionale. Il filo conduttore è il nesso tra la fragilità, l'instabilità politica, la catastrofe dei diritti umani e il dramma dei rifugiati. E non a caso, ecco, Arendt è un punto di riferimento costante. Anche nel contributo di Galimi, questa connessione tra l'antisemitismo in Francia negli ultimi decenni, che porta a riprendere il filo dell'antisemitismo del passato e che interroga rispetto alla insicurezza percepita e vissuta da parte degli ebrei dopo gli attentati del 2015, e si fa riferimento anche a nuove linee interpretative rispetto ad esempio all'antisemitismo burocratico. Non citerò tutti i saggi, semplicemente per cercare di mettere in luce questo filo che cerco di evidenziare. La questione della cittadinanza è centrale anche nel, come già stato detto, nel saggio di Michele Sarfatti, che in maniera molto minuziosa ricostruisce la chiarificazione interna al fascismo di alcune questioni, la cittadinanza, la razza, le unioni miste, a partire dal delitto Matteotti alle leggi razziali, ricostruendo la progressiva implementazione e radicalizzazione della legislazione razziale fascista e la specificità e potremmo dire anche il carattere endogeno del progetto totalitario italiano è tema centrale anche nel saggio di Cavarocchi. Vorrei chiudere questa analisi, questo percorso all'interno di questo prezioso volume, soffermandomi sull'ultimo contributo, quello di Dei, anche questo che è già stato richiamato, perché in effetti pone alcune questioni sicuramente interessanti anche rispetto al modo in cui spesso viene letto, interpretato il razzismo contemporaneo. Solleva alcune questioni che sono centrali soprattutto nel dibattito antropologico. Va anche detto che il tema del razzismo contemporaneo è sicuramente oggi prevalente all'interno di questa disciplina. La peculiarità del saggio di Dei è quella di analizzare, anzi di invitare a guardare soprattutto alla antipedagogia che indebolisce, smantella i valori che tuttavia considera solidi, i valori delle democrazie occidentali, e quindi invita, più che a lanciare generiche invettive rispetto a una generalizzazione nei confronti del razzismo, delle idee, delle pratiche, a riflettere invece su questa antipedagogia, quindi sugli attacchi ai diritti, nell'età dei diritti, per usare un'espressione, un celebre titolo di un saggio di Bobbio, quindi a potremmo dire quella microfisica quella microfisica razzista, ma non solo razzista, antifemminista, pensiamo, che rende fragili e mette in discussione proprio le fondamenta stesse delle democrazie. Ebbene, da questo punto di vista mi sembra utile pensare a quanto importanti siano cogliere queste connessioni, molte delle quali emergono con forza in questo testo. Senz'altro il tema della cittadinanza ieri come oggi, il tema della naturalizzazione, snaturalizzazione, che è presente in molti dei saggi, il tema della biologia, del peso della biologia, e direi da ultimo il tema del suolo.
In un recentissimo lavoro di Donatella Di Cesare, molto interessante, dedicato all'immigrazione e dedicato soprattutto alla questione della cittadinanza, dei diritti, che contiene una ricostruzione filosofica molto ricca su questo tema, si fa riferimento a come al fondo spesso del razzismo, dei razzismi, vi sia un gesto di cristallizzazione, dice Di Cesare, un gesto di cristallizzazione che potremmo chiamare un incatenamento al corpo, un'espressione mutuata da Emmanuel Levinas nel celebre saggio sull'hitlerismo, l'incatenamento al corpo, l'inchiodamento al suolo. Questo gesto di cristallizzazione segna una discriminazione immutabile, un'esclusione permanente. Vi lascio proprio con una citazione dal testo di Levinas, che mi sembra ancora oggi estremamente interessante per riflettere su questo fondo di inchiodamento, di incatenamento. Levinas scrive che proprio del nazismo è stato il risveglio di sentimenti elementari. Sentimenti elementari racchiudono una filosofia, esprimono la prima attitudine unanimo di fronte all'insieme del reale del suo destino. E scrive che il biologico, con tutta la fatalità che comporta, diventa ben più che un oggetto della vita spirituale, ma ne diviene il cuore, la voce misteriosa del sangue, gli appelli a eredità e del passato di cui il corpo è l'enigmatico portatore. Questi appelli perdono la loro natura di problemi sottoposti alla soluzione di un io sovranamente libero. L'io non dispone che delle incognite stesse di questi problemi, ne è costituito. L'essenza dell'uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incatenamento. E l'incatenamento al corpo. Grazie. Grazie per questa presentazione. E, do subito la parola, visto che i tempi stringono. Per favore, posso intervenire un secondo? Prego, sindaco. Sto seguendo con passione anche quello che dite. Io ho tanta fama di ascoltare e di sentire queste cose dei notevoli relatori che hanno parlato, però vi devo lasciare perché ho un altro impegno. Grazie sindaco. Mi sento partecipe di quello che avete detto, di questo libro, della cittadinanza, di tante cose importanti che state dicendo. Grazie. Io vi saluto e spero di incontrarvi qui a Macerata con tanto onore. Grazie sindaco. Grazie di nuovo. Rettore, saluto. Grazie. Saluti. Saluta, tanto siamo qui vicino, ci incontreremo, rettore. Sì. Grazie a voi, grazie a tutti e buon lavoro. Grazie sindaco, la ringrazio, grazie tante di essere intervenuto, buonasera. Mi fa piacere anche a me tantissimo. Grazie, grazie buonasera. Arrivederci. Beh, ho sentito la voce di Annalisa Cegni e quindi le chiedo di prendere la parola. Eccomi, allora un momento che mi riavvio. Grazie, ringrazio ancora il sindaco che ci ha appena salutato, un ringraziamento veramente non di rito a lui, al rettore Francesco Adornato e a tutti quelli che mi hanno preceduto, degli interventi veramente pregni di argomenti che andrebbero rimasticati, direi, riragionati per poi insomma poterne ancora riparlare, perché sono temi di una vastità tale che sicuramente non è questo il luogo nel quale potremo giungere a un qualche punto. Io non entro assolutamente nel merito del volume, intanto perché
chi mi ha preceduto l'ha fatto in maniera eccellente, e poi soprattutto perché ci sono degli autori ai quali con piacere vorrei lasciare la parola. Ringrazio naturalmente Natascia, Simone, Enrica e anche Michele, Antonella e Francesca che sono qui. Ringrazio moltissimo Cecilia Palombelli e Viella per questa pubblicazione. Voglio solo molto velocemente sottolineare quello che è già stato sottolineato da più parti, cioè che l'intento del convegno e poi della pubblicazione era quella di partire dall'oggi e in qualche maniera ritornarci, e da questo punto di vista il volume si apre per l'appunto con Michele Battini che parla del respingimento dei migranti e termina con Fabio Dei e la sua lezione utilissima sul razzismo, quindi una sorta, come dire, di cerchio che si chiude e che era per l'appunto nelle nostre intenzioni iniziali. E rispetto a questo volevo anche ricordare che proprio con l'intenzione di unire la riflessione sull'80° anniversario delle leggi razziali ai fenomeni razzisti di oggi, con il rettore Adornato e con il presidente Pezzino, circa un mese prima del convegno eravamo stati ad incontrare Liliana Segre. Lo dico perché Liliana Segre, consapevole o no, rappresenta ormai, è diventata un simbolo e rappresenta una sorta di ponte tra l'antisemitismo, la Shoah e il razzismo, un'identificazione che si fa sempre più spesso, che ci pone non poche problematiche, ma che al tempo stesso mi sembra che sia evidente che ci pone anche un'urgenza, una necessità, un bisogno, che è quello di identificare in qualche maniera e cercare di capire quello che sta accadendo oggi guardando al passato. Questo non è altro che un bisogno di storia, e quindi io credo che gli storici oggi più che mai siano chiamati a compiere, diciamo, un dovere di carattere civile anche rispetto al fenomeno del razzismo, con tutti i limiti che sappiamo, non è questo il luogo di ricordarli, che è la storia, la narrazione storica ha in questo momento nel nostro paese e altrove. E vi ringrazio ancora tutti. Grazie, grazie Annalisa. Do ora la parola all'altro curatore, Filippo Focardi. Ecco qua, buonasera. Anch'io innanzitutto ringrazio i presenti, ringrazio in particolare gli autori del volume, ringrazio i colleghi che l'hanno presentato con questa grande lucidità e anche questa grande passione intellettuale. Beh, devo dire che è un piccolo libro, perché sono 7 contributi che arrivano, se no, a 130 pagine, ma è un libro molto prezioso. Devo dire, non solo perché sono il curatore insieme a Annalisa, il merito poi non sarebbe mio, ma appunto degli autori, ma perché effettivamente abbiamo raccolto dei contributi di grandissimo interesse, cioè ce ne siamo accorti, ve ne siete accorti, mi rivolgo agli ascoltatori, anche ascoltando la ricchezza, no, dei commenti che appunto sono stati fatti. Ecco, io mi soffermerò solo su un aspetto, perché un po' diciamo siamo stati chiamati in causa per un passaggio della nostra introduzione. Enrica Asquer, diciamo, ha messo in guardia su questa forse eccessiva polarizzazione fra i bravi storici, i cattivi divulgatori oppure i cattivi laboratori della memoria. Ora sto scherzando, no? L'hai fatto bene a fare quell'osservazione. Beh, io devo dire che alla luce anche dei vostri interventi, dei commenti, beh, insomma, gli storici insomma hanno fatto il loro mestiere, magari in ritardo, no? Ma insomma l'hanno fatto. E ribadisco che continuano a farlo, perché come dimostrano anche proprio gli interventi, no, di questo, in questo volume, che giustamente, come è stato notato, mostrano un'attenzione a dimensioni nuove, promettenti, quella transnazionale o la lunga storia della cittadinanza. E naturalmente, di nuovo, questo non è un merito mio, non è un merito dei curatori, ma un merito degli autori. Per cui da un certo punto di vista appunto vorrei ribadire questo apprezzamento per il lavoro svolto dagli storici, sottolineare di nuovo che esiste uno iato fra il lavoro storico e certi orientamenti della memoria pubblica,
magari non voluti. Quello principale su cui mettevo l'accento nell'introduzione è il, come dire, il ritorno predominante nell'immagine pubblica del cosiddetto bravo italiano salvatore di ebrei, che pure è stata una dimensione, diciamo, della realtà storica, rispetto a tutto quell'approfondimento sulle responsabilità del fascismo italiano che la storiografia aveva appunto messo in evidenza. Ecco, ma rispetto a questo è emerso anche appunto il ruolo, l'importanza della storia da questo volume emerge in maniera molto chiara. Resta la questione aperta, al di là dei meriti degli storici, di come favorire e praticare una buona memoria pubblica. Appunto ne stiamo parlando nel giorno della memoria, e con un'osservazione, cioè non entro ovviamente in questo tema enorme e complesso, qualcosa di molto importante è stato già detto dagli interlocutori, e però noto anch'io, faccio un'osservazione rispetto all'ultimo intervento, al contributo di Dei che chiude il volume, anche io ho trovato particolarmente stimolante, molto, molto attento, molto, molto profondo. Cioè in fondo stiamo attenti anche a non pretendere troppo dalle politiche della memoria. Dobbiamo fare il possibile per migliorarle, questo non c'è dubbio, colmando quello iato fra storiografia e appunto discorso pubblico, politiche memoriali, ma non pretendiamo troppo da queste politiche della memoria. Cioè il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia non si affrontano solo con le politiche della memoria, ovviamente. Questo è il messaggio più forte che emerge dall'intervento di Dei, secondo me, che è anche un intervento che culturalmente interessante per affrontare un dibattito che si è aperto proprio in questi ultimi, direi dall'anno scorso, in maniera forte con il volume Guardiani della Memoria, no? Di Valentina Pisani, che diceva, beh, insomma, poniamoci l'interrogativo sull'efficacia di quei 20 anni di politica della memoria proprio in quei paesi dove queste politiche della memoria, con riferimento soprattutto alla Shoah, si sono sviluppate in maniera più intensa, sono i paesi in cui è cresciuto di più il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia. Ecco, l'osservazione di Dei mi sembra che ci consente di ragionare in maniera critica su questa affermazione pur molto stimolante di Valentina Pisanti. Non possiamo chiedere alla politica della memoria di risolvere i problemi, anche se hanno un loro ruolo, sicuramente hanno una loro importanza. E quindi i problemi restano aperti sul piano politico. Qui è stata evocata giustamente la questione dello ius soli, tanto per fare un esempio, e quindi è su questi piani, no, che dobbiamo concentrarci, e ovviamente anche su quell'aspetto richiamato molto opportunamente da Dei, degli imprenditori del razzismo. Però ecco, adesso siccome abbiamo tre autori presenti, direi proprio di passare la parola a loro se vogliono, no, intervenire sulle sollecitazioni che sono state fatte dai presentatori. Grazie Filippo. Prima di dare la parola agli autori vorrei leggere due domande che sono arrivate tramite Facebook di ascoltatori che ci seguono. Una è la richiesta se è possibile che oggi l'indifferenza di una nazione possa offrire allo Stato la possibilità di ripresentare una situazione simile a quella che stiamo trattando. L'altra è riparte dalla prefazione a Pagine Ebraiche di Arnaldo Momigliano, che scriveva: questa strage immane non sarebbe mai avvenuta se in Italia, Francia e Germania, per non andare oltre, non ci fosse stata indifferenza maturata nei secoli per i connazionali ebrei. È finita la citazione. L'indifferenza da intendersi come esito di un percorso secolare sulla quale il regime fascista seppe costruire buona parte del suo consenso. Alla luce dei fatti della nostra contemporaneità, mi pare che il monito momiglianeo colga un punto straordinariamente importante sul quale credo valga la pena di continuare a riflettere.
Mi piacerebbe avere su questo il parere dei relatori. Ora, sono stati chiamati in casa i relatori, naturalmente possono rispondere a queste domande o parlare di altre cose o rispondere a sollecitazioni dei nostri presentatori. Direi che do loro la parola anche stavolta in ordine alfabetico, quindi do la parola a Francesca Cavarocchi, che nel volume è presente con un saggio Il ruolo dell'antisemitismo nelle relazioni italo-tedesche 1936-1943. Prego Francesca. Mi sentite? Sì, ciao. Ciao. Allora, io in realtà ho seguito molto con molta attenzione le cose che avete detto e dico solo, insomma, dico pochissimo. Credo che, allora, io innanzitutto voglio ringraziare Filippo e Annalisa, i curatori di questo volume, voglio ringraziare Paolo, appunto, per questo lavoro che, per questo, sia per il convegno sia per l'opportunità che ci avete dato di pubblicare di questo piccolo libro. Credo che questo libro, come dicevate, cioè che non è sistematico, ma presenta insomma una serie di contributi con tagli anche molto diversi l'uno dall'altro, sia utile perché, diciamo, queste occasioni ci consentono di fare una cosa che spesso non è semplice fare, cioè come dire, proporre dei tagli trasversali, delle prospettive nuove, magari senza una pretesa di organicità, perché questo non c'è in questo tentativo che abbiamo fatto, però anche secondo me, come dire, il libro apre, ovviamente non parlo del mio saggio, ma degli altri soprattutto, apre delle prospettive di, pone delle domande, ecco. Credo che la cosa interessante di questo volume sia il fatto che a, diciamo, 40 anni dall'apertura della grande stagione di studi sull'antisemitismo italiano, in realtà ci sono ancora molte domande aperte. E credo che sia il merito di questo volume, credo sia quello di aver messo in evidenza alcuni degli aspetti aperti. Io personalmente ho maturato, diciamo, negli ultimi anni un interesse, diciamo, e vorrei continuare su questo, insomma, a ragionare in termini appunto transnazionali, quindi mi sembravano veramente molto interessanti le sollecitazioni di Enrica che di Simon all'inizio, insomma, cioè credo che abbiano colto molti nodi problematici su cui è necessario continuare a lavorare, diciamo, provando a rinnovare, a aprire lo sguardo. Secondo me uno dei livelli su cui si può lavorare molto è proprio quello della porosità, diciamo, dell'antisemitismo italiano, della sua collocazione all'interno di un quadro europeo e dell'interazione continua che i vari attori dell'antisemitismo italiano intrattengono con il quadro europeo. Questo è un campo su cui secondo me ancora si può lavorare molto, così come il campo di cui parlava Simone, cioè la questione dei vari attori, delle varie agenzie interne all'antisemitismo, allo Stato e al partito e a, diciamo, delle varie. Su questo, secondo me, anche su questo io ho lavorato molto sul Ministero degli Esteri, ma secondo me c'è ancora molto da sondare, insomma. Quindi credo che, insomma, io ringrazio per l'opportunità e credo che questa, diciamo, questa, il libro ha avuto questo merito di evidenziare alcune aree ancora problematiche su cui credo sia necessario continuare a riflettere, insomma. Grazie, e lascio la parola
agli altri autori. Vedo Michele. Grazie Francesca. Antonella Salomoni, che nel libro è presente con un saggio su varianti nazionali della legislazione razziale nell'Europa centro-orientale e balcanica 1938-1941. Prego Antonella. Grazie Paolo. Allora io salterò i ringraziamenti agli amici del Parri, dirò davvero pochissime parole. La prima cosa che vorrei osservare è che più che una presentazione questo sta diventando un seminario, e questo lo trovo particolarmente interessante, no? Nel senso che sono state richiamati moltissimi problemi che aprono alla ricerca, quindi aprono al lavoro, e questo secondo me è uno dei modi migliori per parlare di un piccolo libro come questo. Quindi si è parlato di cittadinanza, della grande questione della cittadinanza, del problema del rapporto fra continuità e rottura, che è un problema secolare, potremmo quasi dire, della questione della dimensione comparativa, delle genealogie. Simone ha richiamato la necessità di ritornare in qualche forma a ripensare al funzionalismo, si è parlato di potere e sfera della vita, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore, ci sono i problemi della rappresentazione. Ringrazio Natascia Matucci per avermi segnalato un testo che non conosco, Le riflessioni di Levinas sulla filosofia dell'hitlerismo, che andrò subito a leggere. Quindi anche questo, diciamo, è l'effetto del lavoro che io considero seminariale, che è il lavoro che più mi piace. E richiamo ringrazio tutti i relatori, per i problemi che hanno sollevato. E richiamerò alcune parole di Natascia Matucci, la fragilità dei documenti, le piego però in altro modo, nel senso che c'è anche una fragilità della fonte, e quindi la ricerca si sta innovando in maniera strepitosa negli ultimi anni, ad una rapidità straordinaria. Ricordava già Enrica Asquer questo fascicolo di 20e siècle, quindi c'è un ripensamento della fonte e anche una fragilità della fonte. Quindi davvero un ringraziamento per avermi permesso di ripensare a questo tema. In quel fascicolo, ad esempio, si evocava la fonte sogno, la fonte componimento poetico, e dunque credo davvero che questo libro potrebbe essere utile anche per spingere a interrogarci su temi che sono stati già a lungo studiati, ma che possono davvero essere ripresi partendo dalle domande del presente. E questo era un po' il problema che questo convegno voleva sollevare, e forse anche ascoltando i relatori forse qualcosa siamo tutti insieme riusciti a realizzare. Grazie ancora. Grazie Antonella. Michele Sarfatti, che è presente nel volume con un contributo su il fascismo alla costruzione di uno Stato nazionale razziale, cittadinanza, unioni bianchi neri, leggi antiebraiche del 38. A Michele chiederei, magari anche se crede, di dare una risposta alla seconda domanda, quella che partiva dalla prefazione di Momigliano e del rapporto tra appunto distruzione degli ebrei, Shoah, e l'indifferenza maturata nei secoli per i connazionali ebrei. Grazie a tutti, non sto a fare i nomi, così si abbrevia. Sì, vorrei rispondere anche all'altra questione. Certamente, poi anche grazie. L'altra, vorrei dire che non è una situazione simile. Tutto può accadere, ma per quel che riguarda l'antisemitismo possiamo pensare che oggi sono totalmente improponibili delle leggi antiebraiche rispetto agli anni 30. Per quello che riguarda i neri, le persone non bianche, in quegli anni, negli anni 30, ce n'erano 100, 200 a giro per l'Italia. E invece se oggi mandassimo via tutte le persone di colore nero, la raccolta dei pomodori o di altri ortaggi o frutti crollerebbe, noi non potremmo più fare la nostra pasta con la pomarola se non ci fossero neri schiavizzati in Italia. Questo per dire che le situazioni sono completamente diverse, può
può sempre tutto accadere, ma accadrà qualcosa di simile al passato, ma accadrà ovviamente in forme completamente diverse. Per la prima domanda. La seconda mi ha colpito perché ha detto una cosa che, alla quale io non avevo mai pensato, perché sono così, fatto così, e alla quale però non ho risposto. Cioè, in sostanza, lui ha detto, lui, lei, la persona che ha posto la domanda, ha detto che l'indifferenza ha prodotto consenso. Mentre in genere si pensa, io mi viene da pensare che il consenso arriva da forme di partecipazione, che quindi pur essendo all'epoca fascista, ora sto parlando in fretta, voglio dire, non prendetemi alla lettera, però è interessante questo fatto, è vero che l'indifferenza nei confronti degli ebrei ha prodotto consenso verso l'antisemitismo, ma io personalmente ci devo lavorare ancora un po' su questa indifferenza che produce consenso. Si è verificata e non ci avevo pensato. Di tutte le cose dette vorrei cogliere uno spunto di Enrica sulle minoranze. Io, facendo questo elenco, che è un elenco per pensare il mio contributo, non contiene le risposte, contiene gli ingredienti per formulare le domande, ma mi sono accorto di tre micro aspetti, micro perché riguardano minoranze, delle quali non si parla, non si studia in Italia. Uno è quello dei Rom e dei Sinti, che all'epoca dell'impero austro-ungarico avevano nel nord-est italiano, Slovenia, Tirolo e quant'altro, una sorta di zona Schengen di libero transito, e che poi, formate i confini nazionali dopo la Prima Guerra Mondiale, si sono trovati a dover cercare di optare per una cittadinanza con nessuno di questi stati nuovi micronazionali che gliela voleva concedere. E beh, interessantissima questa cosa. Io nel mio saggio studio cito una studiosa che ha iniziato a studiarle, ma siamo completamente arretrati, perché in Italia i Rom e i Sinti non si studiano. La seconda questione, sempre di minoranze, è quella dei meticci, nel senso, come venivano detti all'epoca, figli di un virgolette bianco, un virgolette nero, con colore particolarmente scuro, che fanno brillanti carriere nell'esercito negli anni 20, inizio anni 30, e quindi sono lì nel momento del varo del razzismo nero ufficiale, eccetera, eccetera, e il regime, sia il partito, sia la dittatura, sia il top dell'esercito si pongono il problema di cosa fare nei loro confronti. Io credo che se si studiasse di più, c'è una persona che ha scritto qualche cosa, un libro non mio che cito in quell'articolo, ma se si studiasse di più questo aspetto di minoranza si arriverebbe a capire di più sulle politiche generali. Il terzo aspetto che io trovo stranamente non considerato, se non da piccoli studi molto collaterali, è la questione che nel 1938 il Ministero dell'Africa Italiana in Etiopia vuole costituire due distinte comunità ebraiche, uno per gli ebrei italiani che abitano lì e gli stranieri assimilati, che sottintende europei bianchi, e una comunità distinta per i Beta Israel, cosiddetti falascia di colore non bianco, e gli ebrei yemeniti lì immigrati di colore anch'essi non bianco. Beh, interessantissimo questo. Il problema dell'intreccio fra razzismo ariano-ebreo e fra razzismo bianco-nero, studiarlo in profondità, ci sono elementi anche in Libia di questo tipo, ci aiuterebbe a capire molto di più. Quindi il mio auspicio è che questo libro, anche i contributi degli altri ovviamente, servono a moltiplicare gli studi e non a considerare che siamo di fronte a capitoli chiusi. Grazie. Grazie Michele. Chiedo a qualcuno dei presentatori se voglia aggiungere qualcosa, rispondere a qualcuno, replicare.
No, non sento proposte. Allora direi che possiamo chiudere questo intervento. Consentitemi, prima di chiudere, a proposito di indifferenza, di parlare di una situazione che personalmente mi angoscia. Nel saggio di Battini si parla di profughi, di apolidi. Ebbene, proprio in questi momenti, a poche centinaia di chilometri da noi, al confine tra Bosnia e Croazia, vi sono praticamente migliaia di apolidi, intere famiglie che vivono al freddo, sotto la neve, perché vengono respinte con la forza dalla polizia croata, perché la Croazia è anche il confine dell'Europa e quindi in qualche misura la polizia croata svolge il compito sporco di non far entrare questi profughi, per lo più dalla Siria, che sono bloccati da mesi in una situazione, nei fatti, di perdita di qualsiasi tipo di cittadinanza. E questo, direi, nell'indifferenza abbastanza generale della civile Europa. Quindi scusate questo riferimento, che ovviamente è una situazione storicamente molto diversa da quella di cui stiamo parlando, ma se dobbiamo parlare di profughi, di apolidi e di indifferenza, mi sembra una situazione significativa, nel senso che l'indifferenza poi si serpeggia, si presenta sotto varie forme anche presso paesi, cittadini, nazioni che sono democratiche, che sono dovrebbero essere sensibili a tematiche del genere. Era già stato citato il riferimento ai profughi in generale, alle politiche europee. Qui viviamo una situazione che mi sembra assolutamente tragica e drammatica. E tra l'altro anche queste fotografie di gente dietro i fili spinati che segnano il confine, coperti malamente di stracci, poche coperte, ricordano a volte anche visivamente alcune fotografie che ci sono state rimandate dai campi di concentramento. Detto questo, chiudo dicendo che l'Istituto Nazionale Parri è veramente contento di aver potuto pubblicare questo volume. Nel volume se ne è parlato a lungo, quindi non devo essere io a ripeterne gli elogi. Vorrei sottolineare, consentitemelo, che la rete Parri, che è una rete di 65 istituti, è sempre sull'orlo di una crisi, non di una crisi di nervi come le donne di Almodovar, ma di una crisi molto concreta, perché le risorse vengono a diminuire, perché la cultura oggi in Italia viene, e non solo in Italia, ma in Italia più che altri, viene penalizzata, perché se c'è una carenza di risorse si taglia subito le risorse per la ricerca, in particolare per le ricerche umanistiche, in particolare per le ricerche storiche, perché, lasciatemelo dire, a volte nei confronti degli istituti c'è un attacco politico-ideologico da parte di forze politiche che non condividono l'ispirazione, che è l'ispirazione costituzionale. Noi difendiamo valori costituzionali in una ricerca che però è libera, aperta e non condizionata da pregiudizi. Almeno ci proviamo, e questo volume mi pare che dimostri che a volte, o forse più che a volte, spesso ci riusciamo. Quindi, dopo questo pistolotto che era dovuto per la mia carica di presidente della rete Parri, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i relatori, ringrazio sindaco e rettore che ci hanno già lasciato. Ringrazio soprattutto l'Istituto di Macerata, che è un piccolo istituto con poche risorse, ma che, come vedete, riesce a fare
cose molto buone e a svolgere un'attività molto impegnativa e molto impegnata. E ringrazio coloro che ci hanno seguito finora. Arrivederci a tutti.